L'incomodo. L'appuntamento con Vittorio Sgarbi. Buongiorno al professor Vittorio Sgarbi e buongiorno a Marcello Micci. Sì, buongiorno, ma credo che il professore sia in conferenza. Sì. Abbiamo lo stesso sentore. Allora, l'ascoltiamo. No. Io voglio dare una cifra importante, devo dire particolarmente importante, perché tu decida quale monumento far restaurare. Io l'ho ascoltato, dico, beh, dico, sì, io sono disponibile, tu chiami. Nei giorni successivi, più ancora di una mia chiamata per dirgli scegliamo il monumento, ho ricevuto 4-5 chiamate sue dove confermava la cifra cospicua e l'intenzione di mantenere l'impegno dando i finanziamenti i primi di settembre una volta scelto il monumento. Quindi questa ammissione, l'aver visto coincidere la persona che aveva chiamato nella sua vita quella volta dopo l'incontro di qualche anno fa solo per dichiarare la sua disponibilità al terremoto, mi ha fatto pensare che era un animo nobile e una persona certamente attenta alle ragioni profonde per cui un terremoto da noi è diverso che altrove, perché compromette storia, civiltà, memoria, religione, una serie di valori che non sono soltanto valori materiali, economici, ma valori profondamente spirituali. Dopodiché sono passati 10 o 15 giorni da quella telefonata e mi ha telefonato l'abbandonata, la ragazza abbandonata con l'aria laconica. Ha detto, lei verrebbe a presentare una cosa a Palazzo Chigi per nome incomprensibile che poi si è rivelato essere Cruciani. Io ho detto, può essere, non lo so, hanno parlato con il mio assistente, hanno trovato l'accordo per cui sono. Per cui volevo attestare a Capraio Cruciani, non so bene come si chiami lui veramente, insomma quello che mi ha telefonato, l'ammirazione e la motivazione per cui io sarei comunque venuto qui per ringraziarlo e per fortuna non ho saputo che era lui, altrimenti venivo gratis. La qualcosa, la dimostrazione è dal punto di vista della convinzione profonda della sua attenzione per la tragedia, in particolare per la tragedia che è accaduta nel territorio di Ferrara, io gli sono riconoscente e ritengo che fosse giusto fare questa premessa per dichiarare come io l'ho conosciuto e qual è il suo animo. Solo di questo, poi ti ricordo che mi ha raccontato che lui riteneva che questa tassa volontaria è scelta attraverso di me, perché noi perché non dobbiamo pagare le tasse? Vi spiego perché non bisogna pagare le tasse, perché voi date dei soldi a delle teste di cazzo che li spendono come vogliono, quindi fanno autostrade sbagliate, rotatorie, cioè ti fanno le rotatorie con i soldi miei, ci sono 26 rotatorie tra Urbino e Pesaro del cazzo, comunque rotatorie, e non hanno mai speso una lira per sistemare e mettere in sicurezza i monumenti. Ti pagano le pale eoliche nel culo una per una, avendola ai suoi e a tutte le pale eoliche in Sicilia e in Puglia. Ti fanno il fotovoltaico. Io non voglio pagare tasse perché le buttino in quella merda. Questo è il concetto. Allora, se uno le tasse addirittura le paga autotassandosi come ha fatto lui, ha una ragione di euforia che attraverso di me, e lo ringrazio della fiducia, sceglie il monumento a Ferrara in cui saprà che vanno i suoi danari. Se non lui potesse dire io pago le tasse per quello che ritengo sia giusto fare per la comunità, sarebbe giusto pagarle. Ma darle dei coglioni che le buttano e quegli altri che hanno qua fatto la protezione abbasso il parquet, nel culo non le hanno messo a dire le tasse. Questa la follia di dare soldi a gente che li spende in modo dissennato. E quando l'Europa dà finanziamenti, non li dà per mettere in sicurezza i nostri monumenti, ma li dà per fare rotatorie. Io devo capire qualcosa, se voi andate a Sardegna su Pararo, hanno speso almeno 8 milioni di euro di rotatorie inutili, perché poi non sono rotatorie per strade principali, sono due strade, una strada e poi una stradina che va in Carporella, che però giustificano la rotatoria secondo loro. E non li hanno utilizzati per mettere in sicurezza i monumenti. Avremo i danari di Caprai per questa finalità, purtroppo postuma, perché dovremo riparare un edificio che ha subito un danno. Ma nel raccontarmi il desiderio di contribuire con entusiasmo e in modo assolutamente disinteressato, probabilmente lui non pensava neppure che io dovessi parlarne, e d'altra parte non vi ho detto la cifra, quindi il gesto vale più dell'importante cifra che lui mi ha indicato, vi ha detto, per me poi è una cosa che viene naturale perché ho avuto grande successo con un braccialetto. Io me lo sono immaginato d'argento, di rame, d'oro, di plastica,
e ho venduto un numero straordinario di copie, 5 milioni di copie. Continueremo a farlo nella campagna che parte da qua oggi e spero anche con l'ulteriore sollecito per chi acquista questo, non so quanto costi, questo braccialetto, di contribuire all'impresa importante di un restauro a Ferrara, quindi con una finalità che ha un significato che dà senso anche a chi lo prende non per piacere ma per essere con lui e con noi in questa impresa. E poi questa mattina all'albergo, sempre me ignaro della destinazione, arriva l'abbandonata, la quale mi mette questo affare al braccio. Io lo guardo e dico, oh, guardate, ho pensato subito che dove ce l'ha si poteva rompere, perché c'è un filetto leggero, lei garantisce che non è. Superato questo, abbiamo parlato in automobile di quello che il comunicato stampa diceva, cioè del collegamento tra questo oggetto e un personaggio mitologico della letteratura del nostro tempo. Nato nel 1920, quindi coetaneo di mio padre, potrebbe essermi il ruolo di padre, e morto l'anno scorso, Ralph Bradbury, che è a tutti noto per aver scritto il libro che ha generato il film Fahrenheit 451, un film che è stato memorabile sul piano dell'indicazione di valori e che è diventato anche una importante rubrica radiofonica, molto diversa da quella dei due cretini, che fanno a Rai 3. Perché è diventato rubrica radiofonica per tradizione culturale? Perché il film del 1900, il libro del 53, quindi più o meno della mia età, e il film del 60, che è un film di Truffaut, mette in evidenza un fatto fondamentale. La crisi della cultura, intesa come riflessione individuale, quando io ho un libro in mano, il mio è un dialogo. E il dialogo, tutto sommato, ce l'ho anche al cinema e ce l'ho anche davanti alla televisione. Ma è un dialogo che presuppone disturbo e coralità. Io posso vedere una previsione televisiva in 10, 15, 20, come era negli anni 50 quando si vedeva al bar, e al cinema abbiamo come un gruppo che si riunisce in silenzio come in chiesa per vedere una storia. Il rapporto diverso che c'è tra la trasmissione del libro e quella del cinema e della televisione è il tema di questo formidabile romanzo, in cui si stabilisce che nell'era elettronica, non dimentichiamo che tra l'altro fino agli ultimi anni, ultimi mesi di vita, ha interdetto ai suoi editori di trasferire dalla carta stampata, cioè dal libro, i suoi testi in dimensione elettronica o digitale. Cioè, chiunque di noi può leggere I Promessi Sposi o la Divina Commedia, cosa per me è abbastanza vantaggiosa perché manca il supporto alla stampa identica dentro un telefonino. Ma qualcosa ha cambiato il mondo. Io ho in tasca più che la Treccani, ho tutto quello che mi interessa con una differenza. Il libro mantiene una condizione di virtù, di conoscenza, perché io nel libro trovo quello che non cerco. Se voi prendete un dizionario e procedete dalla A verso la P e leggete tutti i lemmi, trovate almeno 150 temi che non vi interessavano prima e che vi interessano adesso e che nel libro diventano materia per voi. Il libro aumenta la conoscenza, perché sfogliandolo è come se tu vedessi un paesaggio sconosciuto e trovassi quello che non ti aspettavi e che non cercavi. Un libro elettronico che non ti consente di sfogliare e andare a trovare quello che non volevi funziona soltanto se sai quello che cerchi. Quindi io farò diventare utile la Treccani che ho in tasca se voglio andare a cercare Signorelli. Cercando Signorelli troverò quello che mi dice di Signorelli. Ma se io non conosco e non so che esiste Bartolomeo della Gatta, grandissimo pittore, più grande di Signorelli, non saprò di doverlo cercare e non lo troverò. Quindi la differenza fra il sapere rispetto della dimensione digitale e quello di Bresco è che quello di Bresco è un sapere sconfinato e che apre a curiosità verso quello che tu non cerchi ma trovi, è un ritrovamento di sapere. L'altro invece è una risposta a una domanda. Io domando al mio computer chi è Cruciani e mi rispondono un fesso che fa un programma televisivo radiofonico, e certamente la risposta si limita a quella ricerca.
non troverò il nome di Carlo Vulpio o di un altro se non lo vado a cercare, che potrebbe dirmi cose più suggestive di Cruciani.